Dove si va? Mister, qua. Un po' di silenzio, grazie. Massimo, quando vuoi. Sì, Sky. Ho avvertito Milano un attimo che stanno arrivando, stanno chiudendo il servizio. Buongiorno. Ma il traduttore. Eccoci, sta finendo di leggere un bacio. Abbiamo una collega svedese che però Jennifer parla benissimo italiano. Metto la bocca. Sì. Carico? La vedo molto a te. Non si carichi loro, sì. Il problema. Sì, in diretta, eccoli qui davanti Sky. Ai vostri teleschermi, Mazzarri e Berami. La prima domanda è per Mazzarri. Volevo sapere con quale spirito cominci questa nuova avventura in Europa. Ma come faccio di solito, calcio da sempre con grande entusiasmo. Ogni partita per me è una sfida, è qualcosa di bello, ti dà emozioni forti, ti dà adrenalina. È il mio modo di essere, lo porto avanti in ogni manifestazione in cui siamo protagonisti, insomma, si partecipa. E sarà un'euro rivoluzione dal punto di vista tattico, per quale motivo? Sono? Sarà un'euro rivoluzione di fatto negli 11, ma per quale motivo e che cosa ti aspetti da questa? La rivoluzione nel momento in cui si parla di avere una rosa migliorata di 22 giocatori quasi tutti allo stesso pari, soprattutto in certi ruoli, io non vedo rivoluzione. È una programmazione dell'anno che già abbiamo iniziato a fare, cioè avete visto anche durante il campionato, per esempio, non basta più vincere, siccome abbiamo dei giocatori che di volta in volta si mettono in discussione l'uno con l'altro perché si considerano in molti reparti, mi ripeto, alla pari. Abbiamo visto che abbiamo vinto a Palermo, sono usciti due giocatori che facevano parte per scelta di quella formazione, con la Fiorentina sono state fatte altre scelte nell'ultima gara, e questo per dire in generale. È chiaro che in questa gara siamo intanto costretti a dover fare delle scelte, e vi spiego perché. Perché voi sapete benissimo che in 18 giorni ci sono ancora da fare, compresa quella di domani, 6 gare. Per quanto riguarda il campionato, dato che abbiamo fatto queste 3 belle partite dove abbiamo portato a casa la posta intera, se voi andate a vedere, la partita successiva a quella di domani è contro una squadra, un campo dove da sempre il Napoli ha faticato, è un campo difficile da qualche anno per tutti, quindi è una partita tremenda. Subito dopo abbiamo la Lazio, che in questo momento è a punteggio pieno, è la squadra secondo me più in forma, con grandi valori, e subito dopo andiamo a Marassi con un'altra capolista che è a punteggio pieno in questo momento. Già questo ci costringe a fare delle scelte importanti, perché non si può non tener conto di questo calendario. Se poi vado avanti c'è la partita subito dopo col PSV, e poi c'è l'Udinese, ancora una squadra che al di là del momento difficile che sta passando è una squadra di tutto rispetto. Quindi dal momento in cui si sono fatte le scelte di portare una rosa a 22 giocatori più o meno titolari allo stesso pari, è normale che domani giochino alcuni giocatori che sono stati impiegati meno fino adesso, anche in previsione appunto di quello che ho detto. In più vi voglio fare notare che le amichevoli di quest'estate sono state fatte con tutte squadre di un certo livello europeo, proprio perché sapevamo che dovevamo fare l'Europa League. Se voi andate a vedere, ad esempio con l'Olympiacos, noi abbiamo vinto con più o meno i giocatori che scenderanno in campo domani. Ci saranno un paio di novità, ma perché sono arrivati i giocatori all'ultimo momento. Ora devo valutare ad esempio il Caduri, se partirà dall'inizio, oppure Mesto, che sono i due veri nuovi che non erano in ritiro con noi, che hanno sperimentato questo tipo di calcio dal precampionato fino ad ora. E vi faccio notare un'altra cosa. Queste partite sono state affrontate, ad esempio, quasi sempre, compresa quella col Bayern di Monaco, da Insigne e Vargas davanti, non c'era nemmeno Cavani che è arrivato per la Supercoppa, e Pandev, dato che doveva fare un programma particolare per poi essere in forma per le partite più importanti, un giocatore che conoscevo di più,
ha giocato molto meno degli altri due. E quindi tutte queste scogli superati in amichevoli importanti l'abbiamo fatti con la squadra, ripeto, che più o meno scenderà in campo domani. L'ultima per Balon, è un po' di tempo che non giochi in Europa, quindi voglio chiedere se sei un minimo emozionato e soprattutto secondo te, dall'alto della tua esperienza, questa squadra dove può arrivare in Europa League? Ma sicuramente un po' di emozione c'è, perché era quello che poi da un po' di anni che mi mancava. Giocare in Europa è sempre bello, farlo qui, credo che la cosa speciale di Napoli è che ogni partita te la rende emozionante, no? Perché è un grande pubblico, un grande entusiasmo, e poi abbiamo un allenatore che prepara veramente da quest'estate le amichevole, le preparava come se fossero veramente partite come quella di domani, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una gara di alto livello. Credo che la squadra in campo sa quello che deve fare, quindi Eurorivoluzione, come hai detto tu prima, sì, però la squadra è pronta, l'abbiamo dimostrato altre volte in amichevole, sappiamo tutti il nostro ruolo in questa squadra e dobbiamo farci trovare pronti sempre. Radio Marte. Sì, per il mister innanzitutto sono qui, mister. Proviamo a focalizzare l'attenzione sull'avversario, no? Che avversario domani il Napoli si troverà di fronte? È un avversario svedese, a parte insomma l'insidia fisica che è prerogativa delle squadre del nord, c'è qualcos'altro? Avrei avuto modo insomma di rivederla, di studiarla, anche se ci sono stati pochi giorni dopo il campionato. Intanto ho parlato Amri, un grande giocatore del passato che è svedese, che sa tutto della Svezia, e l'ha detto, mi sembra, un'intervista pochi giorni fa. Questa squadra, non ci dimentichiamo che la Juventus è considerata la Juventus della Svezia, questo la dice lunga di che squadra è. Io poi l'ho vista, è chiaro, con me e con i miei collaboratori in questi giorni. È una squadra che ha, intanto, a parte i risultati, ora poi vi dico, che non so se l'avete ben presente, quello che stanno facendo in campionato e quello che hanno fatto già per arrivare qui, che hanno battuto il CSKA vincendo 2-0 fuori casa, insomma è una squadra che ha già dimostrato a livello europeo di essere ad alto livello. In più è una squadra che ha dei giocatori velocissimi davanti, che soprattutto fuori casa esprime un calcio molto bello, veloce, tecnico. È una squadra ben messa in campo, e quindi oggi sarà oggetto, appunto, di facciamo vedere proprio il video anche ai ragazzi, proprio perché si rendano conto con i propri occhi che squadra avranno domani davanti. E quindi tutte queste cose fanno sì che sarà una partita di alto livello. Mi aspetto un aiuto importante del pubblico. Credo che sia anche una partita interessante, perché a volte si parla tanto degli esclusi, se c'è tanta curiosità dei giocatori che sono arrivati, domani ce ne saranno tanti, e credo sia un motivo in più per fare il tifo dal primo all'ultimo minuto, qualsiasi sia l'andamento della gara stessa. Questo credo di poterlo chiedere al pubblico, perché è un valore importante, soprattutto quando ci saranno, come avete visto, sulla la carta d'identità non mente, quindi ci saranno anche dei ragazzi molto giovani e vanno solo aiutati a esprimere il calcio nel migliore dei modi. Prendo spunto da quanto dicevi dopo la partita con il Parma a proposito di Lorenzo Insigne. Dicevi che questo qui è un ragazzo che ha già la personalità, la testa del calciatore. Quanto è lontano secondo te invece Edu Vargas da questa maturità, e che cosa significherà anche per te insomma il test del cileno domani? Io Edu Vargas l'ho visto bene in tutte le partite che ha fatto, poi ha avuto sfortuna, se ne è già parlato quando è stato il momento. Avete visto Olbay che partita fece, fu uno dei migliori, è stato sfortunato. L'unica cosa che probabilmente spero che gli succeda, ha fatto un sacco di assist per gli altri, molto bravo in tutto, fa bene la fase difensiva, salta l'uomo, per me ha fatto sempre ottime gare. È chiaro che la gente da un attaccante si aspetta anche il gol, e in quel senso è un po' in ritardo rispetto agli altri, solo quello, e lui deve stare solo tranquillo, e quando non se l'aspetta il gol gli verrà. In più sa benissimo che io valuto i giocatori per quello che danno alla squadra, quindi Vargas, fino a che fa le partite come ha fatto e come vedo in allenamento, a me andrà sempre bene. Poi domani vedremo un pochino, spero per lui che se si troverà l'occasione davanti, come gli è capitato qualche volta dal precampionato ad ora,
magari abbia quel pizzico di fortuna che l'aiuti anche a sfatare questo tra virgolette piccolo tabù. E l'ultima per Valo nelle previsioni di formazione, con buona pace del mister, che qui domani potresti essere uno dei più esperti sul terreno di gioco in mezzo a tanta buona gioventù, questo ti responsabilizza ulteriormente? E poi una curiosità, credi insomma che oggi questo Napoli sia la squadra più forte nella quale ti sia capitato di giocare finora? Sicuramente domani per me è una gara importante, comunque come hai detto tu, sono in mezzo a tanti ragazzi giovani, siamo noi che dobbiamo cercare di dare una mano a chi magari è meno esperto di queste partite. Poi per la seconda domanda credo assolutamente di sì, sia una squadra completa sotto tutti i punti di vista, un buon centrocampo, difesa, siamo tanti tanti e allo stesso livello e davanti con dei tanti fenomeni. E quindi per ora mi sento una grandissima squadra come non mi è mai capitato. Mediaset. Walter, ciao. Si pensava che loro, essendo impegnati diciamo in campionato e sono a due punti, sono lì in lotta per il titolo, potessero risparmiare domani dei titolari e comunque fare un po' quello che fate voi, cioè una certa rotazione. Invece pare di no, anche perché mi dicono che ci sono migliaia di tifosi che verranno giù, entusiasti di Napoli, di questa opportunità, quindi anche loro hanno una forte pressione. Tra l'altro loro giocano meglio fuori che in casa, come si è visto. Questa situazione come la vedi? Ma a me queste sfide, queste cose non mi viene il termine giusto, mi caricano, ecco. Quindi io penso e spero che i ragazzi facciano altrettanto, noi poi alla fine conta il campo. Giustamente continuo a dire quello che è questa squadra, per chi non la conosce, ha vinto anche domenica fuori casa 3-0 nel loro campionato. È quasi, mi sembra, la 22esima partita, quindi sono molto più avanti di noi, più rodati di noi, al di là di chi io faccia giocare domani o meno. Tutte cose che comunque vanno tenute presente, quindi in più, ecco, la dice lunga il fatto di quello che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Il Napoli ora, vista anche dalla Svezia, è considerata una squadra importante, ecco perché c'è questa grande attenzione che la squadra locale farà la miglior formazione contro di noi, perché siamo una squadra ormai rispettata su tutti i campi anche europei, o da tutte le squadre soprattutto europee, e questo per noi è un motivo d'orgoglio e di costante crescita. Domani sarà anche quello un aspetto importante, sapere di essere visti dagli altri la squadra da battere, e qui aumentano le difficoltà, e per me è importante vedere appunto lo stato di maturità di tutti i giocatori che ho nella rosa. Se non ho fatto male i conti, poi nel caso mi correggi, non c'è mai stato un inizio di stagione nella tua gestione così prolifico, credo 10 gol in 4 partite, comunque adesso non ricordo un inizio così facile ad arrivare gol. Hai una spiegazione di questo, o addirittura magari paradossalmente l'assenza di Lavezzi, non so, butto lì. Allora, intanto ve lo ridico, ogni tanto voi ve lo scordate, se si valuta, siccome tu hai parlato di mio inizio di allenatore, cioè voi dovete a Napoli. Sì. A Napoli, vedi, questo è un altro sintomo, allora a questo punto, di crescita. Cioè dal primo anno un allenatore arriva e trova un gruppo, ci lavora, dà una mentalità, crea certe cose, poi ci sono i meccanismi, vengono automatizzati e vede la squadra cresce, ecco dov'è la crescita costante. Questo secondo me è il frutto anche di 3 anni di gestione mia e dei miei collaboratori, tutta la società intorno a questa rosa. Siamo andati in campo agevolati appunto dal passato, perché la squadra ora si conosce a memoria, hanno le proprie certezze, c'è unità di intenti, i nuovi si sono integrati subito, hanno dato da subito un contributo, cosa che succede appunto nelle rose ben rodate, dove fila tutto liscio. Nel mosaico metti un tassello nuovo e il tassello si ambienta subito facilmente. Quello che è successo penso sia tutto questo. Un'ultima domanda per Erami. Il tuo bilancio di queste prime settimane al Napoli, se vedi che c'è ancora qualcosa da migliorare, oppure dove pensavi di trovare difficoltà e non l'hai trovate?
No, beh, sicuramente da migliorare c'è sempre. Noi, quando, anche se abbiamo vinto queste partite, abbiamo sempre valutato le cose negative che abbiamo fatto. Appunto, io poi valuto sempre dal punto di vista di squadra, non mi concentro su me stesso, guardo solo che abbiamo avuto buoni risultati, però è chiaro che anche in quei buoni risultati ci sono stati degli errori che con l'allenatore stiamo cercando di risolvere, dobbiamo risolvere per le prossime partite. La collega svedese di Aftonbladet. Buongiorno mister, sono Jennifer dell'Aftonbladet. Lei ha già parlato un po' di ICAP, che conosce la squadra, così c'è qualche giocatore che tema di più? E poi volevo anche chiedere, visto che questa comunque è una partita che tutti si aspettano, che il Napoli vince 10 volte su 10, lei come fa per fare ai suoi giocatori che non sottovalutano questa partita? Ma intanto già parto dalla fine della domanda. I miei giocatori, nel momento in cui, come si è detto prima, ci sono tanti nuovi che sono stati meno impiegati, hanno di sicuro non sottovalutano l'impegno, perché hanno tutte le motivazioni per poter dare il massimo, perché oltre alla partita di oggi loro sanno benissimo che io valuterò le loro prestazioni anche per il proseguo sia del campionato che dell'Europa League, quindi motivazioni saranno di sicuro alte, quindi da quel punto di vista sono tranquillo. E della squadra avversaria io dico, chi mi conosce sa che non parlo mai dei singoli, io parlo che per me è una squadra di tutto rispetto nell'insieme. Se poi a livello generale vuole che gli dica, è il reparto offensivo, sono tutti giocatori molto veloci, si muovono tanto, non danno tanti punti di riferimento, è una squadra che corre molto e è molto veloce nel correre, quindi già questo fa sì che sarà una partita per noi molto difficile da affrontare, sia nella fase passiva che poi quando cercheremo noi di fare il nostro gioco. Non avevo sentito bene prima, scusami, aveva parlato con Kurt Hamrin di ICAP? No, ha fatto un'intervista, io ho visto solo un'intervista che diceva questo, ecco, non lo conosco di persona, lo conosco quando ero bambino, era un grande giocatore della Fiorentina e del Napoli, però non ho rispetto proprio per quello che è, per quello che rappresenta, e poi vivendo, sapendo tutto della Svezia, se l'ha detto lui vuol dire che è vero, ecco, si va in questo senso, ancora di più di quello che noi abbiamo visto, perché conosce ancora meglio, credo, di noi questa squadra. Bene, grazie. La Gazzetta dello Sport. Ciao mister, buongiorno. Ci hai detto un po' tutto, ma non ci hai detto dove vuoi arrivare in questa Europa League, perché 2 anni fa il Napoli era, diciamo, una matricola quasi e ha superato il girone. L'anno scorso però ha fatto un'esperienza importantissima in Champions. Che tipo di prospettive ha questa squadra, visto che ormai anche tu sei esperto di calcio internazionale e sai più o meno qual è il parco delle pretendenti? Allora, l'Europa League, vedete, guardate già quello che sta succedendo in Champions, per come sono le regole, voi sapete che poi se uno supera il primo turno, ammesso che ce la facciamo, noi ci speriamo, faremo di tutto intanto di passare questo turno, e poi sarà difficile, diventa una competizione importantissima quasi quanto la Champions, proprio perché ci saranno delle squadre che arriveranno anche dalla Champions di altissimo livello, perché se voi andate a vedere i gironi come sono composti, qualcuno arriverà a essere estromesso dalla Champions, quindi il livello dell'Europa League è fortissimo, soprattutto dal momento in cui si dovesse passare il girone. Niente, come sempre, come vi dico sempre, per me sono step di crescita di questa società e di questa squadra, che da 3 anni a questa parte sta facendo cose grandiose. E dopo vedremo, ogni volta ci aggiorneremo, e come stavo dicendo prima, tornando un attimo al campionato, le prossime 3 gare ci diranno, al di là di quello che avete detto voi dall'inizio in questi giorni, la vera nostra dimensione anche in campionato. Saranno le prossime 3 in una settimana che diranno questo. Ecco perché è opportuno e importante cercare di risparmiare le energie anche in vista del campionato, che in questo momento lo stiamo facendo in un certo modo. È una per Valon al volo. La coppia con Donadel, che probabilmente vedremo domani in campo, già avete giocato un po' insieme a Firenze, a che punto sono però gli automatismi? Perché appunto il mister ci tiene tanto da questo punto di vista a curare anche i dettagli, visto che non avete avuto molto modo di provare insieme, come l'intesa in questo momento con Marco. Sì, abbiamo giocato a Firenze 2 anni fa con Marco, comunque
so quali sono le sue qualità, lui sa quali sono le mie, quindi da questo punto di vista ci conosciamo, ma credo la forza di questo gruppo è che qualsiasi sia il giocatore, in qualsiasi posizione, sa quello che deve fare, perché ci lavoriamo tanto, ci stiamo veramente parecchi minuti, e lì dove il mister spinge tanto vuole maggiore attenzione per poi facilitarci il lavoro durante le partite, nel senso che ognuno veramente sa come organizzarsi, sa dove trovare l'uomo, ed è per questo che qualsiasi sia il giocatore poi al quale io gioco di fianco, so quello che devo fare, e questo è il vantaggio che noi abbiamo. Tutto Sport. Buongiorno Walter, una domanda per te. Innanzitutto domani stacchi 100 presenze del Napoli in Europa, quindi è un altro traguardo significativo per il tuo passaggio qui nel Napoli. Ti chiedevo, a proposito di formazione, come sta Aronica, se può farcela per domani, e nel caso in cui non ce la facesse, chi si sacrificherà tra Cannavaro e Campagnaro per giocare anche domani? Aronica ieri ha dato segnali di potercela fare, quindi oggi c'è l'allenamento, domani c'è un altro. Io penso è proprio uno dei pochi dubbi che ho di formazione in questo momento. Se sta bene giocherà lui, se non dovesse star bene giocherà sicuramente Paolo. Cannavaro è quello che sta meglio, perché Campagnaro ancora ha i residui della partita di domenica, ha faticato, probabilmente anche già il cumulo di partite che ha fatto, compresa la nazionale argentina, quindi dovesse non farcela Totò, giocherà Paolo. Un'altra sempre per te, purtroppo sarai squalificato domani, non sarai in panchina. Speravo che non ve lo ricordaste. Invece ce lo siamo ricordati. Tanto è un dettaglio, l'importante è che sono ragazzi ben preparati in campo. Volevo sapere se chiederai a qualche tuo collega come si guida la squadra, la tribuna, quali trucchi ci sono. No, io ho il secondo, è molto bravo, i miei collaboratori tecnici sanno tutto, si cerca di programmare prima, quindi non c'è bisogno di me durante la gara, sono tranquillo da quel punto di vista. L'importante è che oggi e domani si prepari bene i giocatori che vanno in campo, devono essere tranquilli, spensierati, e l'allenatore a bordo campo è marginale. Canale 8. Mister, la forza del Napoli chiaramente sono gli automatismi. Domani cosa ti aspetti da questo punto di vista, dato che vanno in campo dei giocatori bravi che lavorano in allenamento con te, che conoscono tutti i movimenti che chiedi tu ruolo per ruolo, che però non hanno mai giocato in effetti insieme una partita ufficiale? Sì, un po' di conoscenza può darsi, tant'è vero Benami, lo ringrazio, mi ha fatto piacere, perché per me il più bel complimento che possono farmi i giocatori è come ha parlato lui prima, se lo credono davvero. Loro sanno benissimo che noi si lavora in doppi ruoli, tutto quello che fanno 11 lo fanno anche gli altri 11, quindi da un punto di vista della conoscenza di quello che devono fare nelle due fasi sono tranquillissimo. Ci sarà quel pizzico, come giustamente detto te, che fra di loro poi alla fine non hanno giocato tanto insieme, ma quest'estate, ripeto, ad eccezione di Mesto che giocherà di sicuro, e vediamo se lo farò giocare dall'inizio il Caduri anche per un problema di tenuta, gli altri hanno fatto tante amichevoli insieme, se voi vedete l'ho ruotati, e se voi andate a vedere le amichevoli che hanno fatto, il canovaccio non è mai cambiato, cioè, quindi da questo punto di vista è chiaro, un minimo di preoccupazione c'è, però è minima, perché mi hanno già fatto vedere che comunque gli automatismi, al di là della conoscenza diretta uomo per uomo, le hanno imparati tutti, ripeto, ad eccezione probabilmente di se dovesse giocare dall'inizio al Caduri e Mesto, perché anche Donadel, che farà la prima partita dal primo minuto dopo tanto tempo, ma è un giocatore che ha fatto tutta la preparazione, tutti gli schemi, tutti i meccanismi, le sa benissimo anche lui. Lui sarà da vedere solo il ritmo gara, come sarà in questo momento, anche se si è allenato tanto e bene. Per Berami, le parole prima di Mazzarri sono state molto chiare, no? Quest'anno situazione aperta per tutti, in tutti i ruoli, abbiamo visto anche le sostituzioni di domenica, Hiller, Cavani, insomma non c'è nessun riguardo per nessuno. È stato recepito appieno questo messaggio da voi calciatori, che l'importante è la causa collettiva e non ci devono essere individualismi? Assolutamente sì, ma questo è stato il primo giorno che sono arrivato a Napoli, quando la prima volta che ho parlato col mister ha subito chiarito la situazione. Noi sappiamo che ogni partita deve essere un esame per noi, ed è capitato questo, abbiamo vinto la prima partita, ci sono stati dei cambi, la seconda abbiamo vinto, sono stato cambiato, quindi questo penso sia il modo di lavorare migliore, e anche dalle reazioni nostre che abbiamo avuto con questi cambiamenti, dove comunque eravamo tutti uniti, eravamo tutti con lo stesso intento,
credo sia la strada giusta. Questo fa capire all'allenatore che si può fidare di noi e viceversa. Quindi per vincere in una squadra così credo che sia la strada migliore. Noi per ora abbiamo recepito bene il messaggio, perché comunque è un gruppo di ragazzi intelligenti e dobbiamo proseguire su questa strada. Napoli Magazine. Mister, ascoltando le tue parole mi sembra di capire che stai pensando di mettere una luce nel gioco offensivo del Napoli, cioè quella di Marek Hamsik. Potrebbe essere un punto di riferimento importante proprio per stare più tranquilli e ottenere il primo risultato notevole in Europa League. E poi una risposta a chi ti definisce il Mourinho italiano, come la vivi questa nuova veste? Invece a Berami una considerazione molto più concreta. Sei arrivato a Napoli dopo qualche mese, le tue sensazioni con la piazza, perché spesso si dice l'affetto di Napoli è asfissiante, tu come la vivi? Rispondi prima te, che poi risponde prima lui, prendo tempo e ci penso. No, vabbè, è chiaro che l'affetto c'è quando si vince, quindi per ora sto vivendo sicuramente il meglio. Poi è chiaro che è una piazza che è condizionata tanto dai risultati e quindi per ora sto vivendo il lato migliore e spero di continuare a viverlo solo da questo punto di vista, però bisogna essere equilibrati e non è proprio una piazza facile da questo punto di vista, nel senso che qualsiasi risultato bisogna prenderlo a giuste misure e per ora mi regolo di conseguenza. Allora, intanto, se non dovesse giocare il Kaduri, Marek non giocherà lo stesso dall'inizio, perché è uno di quelli, come vi ho anticipato, non voglio, dato che è in un ottimo stato di forma, non voglio usurarlo da subito, e comunque verrà in panchina pronto a entrare, perché un conto è fare 90, 70, 80 minuti, un conto eventualmente, se la squadra ne avrà bisogno, farne 20-30, gli può fare solo che bene anche in vista di Catania, quindi giocherebbe un altro probabilmente, non lui dall'inizio. E Mourinho, guardate, a me nemmeno quando ero giocatore mi accostavano Antognoni, non mi è mai piaciuto gli accostamenti, ognuno è se stesso, io sono io, Mourinho è Mourinho, ognuno ha la sua storia e nessuno, come si può dire, non dobbiamo fare il confronto l'uno con l'altro, ognuno è se stesso, soprattutto gli allenatori in prima hanno una personalità talmente spiccata e ognuno ha il proprio carattere, va preso per quello che è. C'è l'ultimissima, Pianeta Napoli. Mister, buonasera, le volevo chiedere proprio a proposito, diciamo, degli ultimi ragazzi che sono arrivati, mi riferisco sia al Kaduri che al brasiliano Vini che abbiamo conosciuto la settimana scorsa. Dal punto di vista della condizione atletica, mi riferisco a El Canduri e a Uini che sono arrivati per ultimo, sia dal punto di vista della condizione atletica, Pondrelli come li ha trovati, se lei ha già intravisto delle caratteristiche tecniche di questi due ragazzi, visto che Uini è comunque nella lista UEFA. Sì, allora El Canduri era già allenato, era già è arrivato prima e già giocava eventualmente, se dovesse giocare domani, nel ruolo più o meno che aveva già in parte ricoperto a Brescia, quindi è agevolato da questo. In più lui stesso ha il vantaggio di essere già a conoscenza del calcio italiano. Provini è un po' diverso, è arrivato in ritardissimo, è un ragazzo che ho visto dai primi allenamenti, ha capacità intellettive di apprendere subito tutto, intelligentissimo, ragazzo a posto, e poi si vedono anche delle buone qualità, però in questo momento credo che non sia ancora pronto per poter entrare nei nostri meccanismi, non credo sia lui, oltretutto per un difensore è ancora più complicato inserirsi in un meccanismo perfetto che credo comunque sia il nostro calcio in fase passiva per il reparto soprattutto difensivo, quindi non è ancora credo pronto, quindi vediamo domani, se tanto gli voglio far respirare l'area della convocazione, del ritiro, di tutto, si deve ambientare per bene, vedrò se lo porterò in panchina o comunque domani, dopo aver fatto questi ultimi due allenamenti, saprete se verrà almeno in panchina. Grazie a tutti. Allora, volevo invitare un attimo. C'è due allenamenti. Oggi. Volevo invitare il direttore. Quanto voi sapete tutto dagli altri. Paolo, mi cerchi un attimo il direttore Lombardo. Direttore Lombardo. Ma è sul telaio come Mourinho.
Vedi un attimo se è andato di là, di là. Allora, facciamo, volevo fare un po' di comunicazione.